Dunque, non perdiamo molto tempo a leggerlo perché sicuramente l'avete già guardato. Per avere un brano archivio CD, acquistarli, per CD si suppone che vi sia un solo autore, se no con l'elenco dei brani. Quindi noi abbiamo un insieme di CD, ogni CD ha un titolo, un autore e un numero di copie che sono state vendute. L'autore è un ID numerico che fa riferimento alla tabella autori col nome dell'autore e poi ogni CD è composto da molti brani. Ogni brano c'è un ID brano che è univoco nell'universo di tutti i brani possibili, quindi non è 1, 2, 3, 4, non è un numero d'ordine, ma è un codice univoco di tutti i brani possibili. Il CD dice in quale CD c'è questo brano, quindi si presuppone che ogni brano sia in un CD solo, quindi non ci siano delle ristampe o delle come si chiama, raccolte di altri brani. Titolo del brano, durata del brano. Quindi è abbastanza semplice come database. Ciò che devo fare è una pagina elenco che visualizzi l'elenco degli autori dei CD presenti nel sito, quindi tutti gli autori di tutti i CD affiancati, ciascun autore, dall'elenco, dal numero totale di brani presenti e ordinati per numero di brani decrescente. Si visualizzano solamente i primi 10 autori. Allora, tutti gli autori, a fianco di ciascun autore, devo dire, questo autore qui ha fatto 200 brani, e poi questa informazione, nome di autore, numero di brani, lo elenco in ordine decrescente per numero di brani. Poi, il nome dell'autore deve essere un link, che porta alla pagina successiva, che mostra, per l'autore selezionato nella pagina precedente, ovviamente, l'elenco dei 5 CD più venduti. Quindi a questo punto, nella seconda pagina, ho un autore specifico, voglio sapere i CD più venduti. Questo è facile perché avendo l'autore, le copie vendute le ho qui, le trovo subito. Riportando però per questi 5 CD tutti i dettagli dei brani in essi contenuti. Tutti i dettagli vorrà dire il titolo e la durata, non è che ci siano altri dettagli. In tale pagina è possibile acquistare una o più copie di uno dei CD visualizzati, uno solo, quindi ho già 5 CD ma non posso prendere una copia dell'uno o due copie dell'altro. Prendo, scelgo uno di questi 5 e dico ne compro due copie. Dall'acquisto dovrà ovviamente aggiornare il campo copie vendute e riportare nella pagina CD autori, che è sempre la stessa, quindi ritorna sulla pagina di prima. Ok? Allora, schema generale delle pagine, noi abbiamo, faccio prima uno schema delle pagine viste dall'utente. La prima pagina visualizza l'elenco degli autori dei CD affiancati al numero totale dei brani, quindi ci sarà il nome dell'autore 1, 50 brani, autore 2, 20 brani, autore 3, 8 brani, autore 4, 6 brani, eccetera. Ce ne sono massimo 10 autori. Questa è la pagina elenco che viene richiamata direttamente dall'esterno, non ha bisogno di parametri. Dopodiché ciascun autore in realtà è un link, cliccando il quale si va alla pagina CD autori. Quindi questo qua è un link che porta alla pagina CD autori. Questo link sicuramente ci porteremo dietro l'ID autore, e se vogliamo anche il nome dell'autore, magari ci può servire. Quindi quando creiamo questo link inseriremo due parametri che sono di autore uguale, e ci potrà servire forse il nome dell'autore, cioè solo per visualizzarlo nella seconda pagina. Poi la seconda pagina mostra per l'autore selezionato l'elenco dei 5 CD più venduti, quindi elenco
autore 3, 2, anzi, ho fatto vedere che il link era il 2, quindi questo nome dell'autore mi va a finire qua. E poi di questo farò vedere i 5 CD più venduti. Quindi ho CD1, CD2, poi faccio uno zoom su queste aree perché sennò non riesco più a scrivere, eccetera, fino a CD5. E poi posso scegliere di comprare. No? Quindi qua adesso poi facciamo un ingrandimento di ciascuna di queste finestrelle e vediamo cosa ci scriviamo dentro. Solo per motivi grafici. Comprare un CD, come lo posso fare? Ma io devo scegliere quale CD comprare e quante copie comprare di quel CD. Dal punto di vista dell'interfaccia lo potrei fare in molti modi diversi. Potrei mettere un radio button a fianco di ciascuna, per cui scelgo il CD e sotto scrivo la quantità e scrivo acquista. Oppure ricopiare i nomi dei CD in una tendina, ma in tutti i modi abbastanza indiretti. La cosa migliore sarebbe mettere a fianco di ciascuno un campo di testo e un bottone acquista. Campo di testo, bottone acquista. Campo di testo, bottone acquista. Così se voglio acquistarne uno scrivo la quantità, ne voglio tre e clicco acquista. Clicco acquista, fa dei lavori e poi arriva. Alla fine devo tornare alla stessa pagina, mi dice, no? Quale informazione serve per completare l'operazione di acquisto? Servono due cose. Quale CD, qui non c'è il database degli utenti, quindi se no servirebbe anche sapere chi, ma però non ci sono gli utenti, quindi quale CD voglio comprare e quante copie. Quindi anche qua avrò due parametri che posso chiamare IDCD e l'altro è N copie. Ah, quindi dal punto di vista dell'interfaccia, l'interazione tra le varie pagine, l'utente naviga sempre tra queste due visualizzazioni. Qui non può fare altro che acquistare, fine. Qui non può fare altro che cliccare sul nome di un autore. E questi sono i parametri che ha senso portare avanti. Poi sul CD, CD1, CD2, CD3, facciamo lo zoom. Solo grafico, chiamiamo 1 zoom. Pagina, e il CD1 dovrà avere, questa non è una pagina ma è un pezzo della pagina, dice l'elenco dei 5 CD più venduti riportando il dettaglio di tutti i brani in essi contenuti. Allora mi servono informazioni sul CD, quindi sarà il titolo del CD. E poi dovrò scrivere il titolo del brano 1, durata, brano 2 e la sua durata, brano 3, durata, eccetera, eccetera. E questo va ripetuto 5 volte. Quindi da CD1 a CD5. Ma in realtà dal punto di vista della view va ripetuto tante volte quante ce n'è, sarà il controller che decide se metterne 5 o ne metterne 2, perché dipende anche da quanti CD ha fatto questo autore. Massimo 5. Quindi questa è l'informazione che, moltiplicata per 5, che deve arrivare a quella povera view. Allora, adesso facciamo la mappa degli oggetti lato server, in cui partiamo
Partiamo dalla prima pagina, no? Quindi arriva la richiesta a un due elenco e poi dovrà visualizzare i contenuti con view elenco. E questo è abbastanza standard, nel senso che deve fare un elenco le cui voci contengono ID autore, nome autore e quantità di CD venduti complessivamente di quell'autore lì. E quindi avrò un elenco bin, anche se il nome è abbastanza, sarebbe meglio dare un nome più furbo, che contiene una lista di autore. E l'oggetto autore contiene l'ID autore, contiene il nome autore e contiene i CD venduti. Giusto? Che sono quelli che devono andare nella pagina HTML. Questo qua, figlio di quello, e avremo un autori DAO che è in grado di riempirmi questa struttura tramite semplicemente una fill elenco che non ha bisogno di parametri, non dipende da nulla, ha solo bisogno del bin da riempire. E poi ovviamente ci sarà la forward alla vista che torna all'utente. Ecco, controlliamo solo che la vista abbia tutte le informazioni che le servono, perché la vista deve, torno qua, visualizzare il nome dell'autore, e ce l'ho, perché è qua, nome autore. Visualizzare il numero di CD venduti, e ce l'ho. E poi però avere dei link in cui compaia l'ID dell'autore e il nome dell'autore. Il nome dell'autore ce l'ho già, e l'ID d'autore anche ce l'ho, perché qua. Quindi devo sempre essere sicuro che la vista abbia tutte le informazioni, sia per mettere i campi visualizzati che quelli non visibili all'utente, ma comunque presenti nella pagina. A questo punto possiamo pensare alla pagina seconda, CD autori, che è un pelino più articolata. Perché la pagina CD autori riceve una chiamata a cui è stato dato, a cui viene passato l'ID dell'autore e il nome dell'autore che ha deciso, no? E quindi la passiamo a un controller che possiamo chiamare do CD autori. Questo controller dovrà alimentare, preparare i dati e alimentarli per la creazione della vista di UCD autori. Qui facciamo il forward. Allora, vediamo che cosa deve UCD autori preparare. E preparare ciò che serve a UCD autori. UCD autori cos'ha? Ha bisogno del nome dell'autore, ma ce l'abbiamo già come parametro, se tutto va bene. E poi l'elenco dei CD, ciascuno dei quali contiene alcune informazioni sul CD, tipo il titolo del CD, e ciascun CD contiene un elenco di brani. Quindi abbiamo due liste annidate una dentro l'altra. Quindi avremo, possiamo parlare, tutti questi oggetti
di tutti questi oggetti il capostipite, il più grande, no? Quello che li comprende tutti, deve essere un bin, perché il bin può essere trasportato da una pagina all'altra, gli altri possono essere oggetti normali. Quindi possiamo avere un lista, chiamiamolo così, elenco cd bin, che è un bin che contiene tutto, e in particolare contiene degli oggetti di tipo cd. No? Questa è una lista che contiene tanti cd, in particolare ne conterrà esattamente 5, o al massimo 5. Il cd dentro ha un campo che è il titolo del cd, che è una proprietà specifica del cd. Le copie vendute potremmo metterlo, ma in realtà non ci serve, perché nella seconda pagina dobbiamo visualizzare. E poi deve avere l'elenco dei brani. Elenco brani. Cosa sono questi elenco brani? È un riferimento, è una lista di oggetti di tipo brano. E gli oggetti di tipo brano sono oggetti che hanno dentro, l'id brano non mi serve. L'id cd è implicito perché fa parte di quel cd lì, c'è il titolo, questa volta il titolo del brano, ovviamente, e la durata. Quindi abbiamo questo elenco cd bin, che sarà un array list di oggetti di tipo cd, i quali contengono un campo che a sua volta è un array list di oggetti di tipo brano. Questo qua deve essere un bin, perché lo devo registrare in sessione, in request, gli altri sono oggetti normali. Il motivo per cui devo inventarmi un bin così, che in realtà è un bin che non fa niente, che non fa altro che delegare un array list, è che io non posso scrivere use bin class uguale array list, ma devo dare un nome specifico di classe, e quindi devo fare una classe che dia il nome a un array list di cd, per cui mi serve sempre un oggetto che vesta. E ovviamente poi avrò il mio DAO, cd DAO, e cosa dovrà fare? Beh, potrà avere un metodo che mi dà l'elenco dei brani, ad esempio un get elenco brani di un certo cd. Come lo posso fare? Devo dargli, per avere l'elenco dei brani, devo sapere qual è il cd che mi interessa, quindi int id cd. E questo mi restituirà una lista. E poi posso avere, devo avere anche il metodo che mi dà l'elenco dei cd, conoscendo l'autore. Quindi avrà un fill elenco cd, di cui gli passo int id autore, e poi gli passo l'elenco cd bin da riempire. E cd. Perché? Diciamo qua il commento che volevo fare. Perché questo metodo l'ho chiamato get elenco brani, ricevo l'id di un cd e mi restituisce una lista già bella che è fatta, mentre quest'altro l'ho chiamato fill elenco cd, che riceve l'id dell'autore, cioè ciò su cui fare la query, e un bin dentro cui infilare i dati? Perché l'elenco cd bin non lo creo io, ma lo crea il controller, l'UCD autori, per forza, perché JSP due punti use bin se lo crea lui. Quindi io non potrei fare get elenco cd che mi restituisce, fa un new, no, fare, cosa fa? Questa get elenco brani cosa fa come prima cosa? New array list.
E questa new array, beh, poi la posso mettere tranquillamente con un set lista dentro questo oggetto CD, no? È una proprietà di tipo lista, l'ho creata nuova, l'aggancio lì. Il problema è che non posso fare la stessa cosa col bin qua sopra, perché il bin è già stato creato. Quindi se fosse un metodo getElencoCD che mi crea un nuovo oggetto elenco CD, poi questo nuovo oggetto ce l'ho in mano, ma è diverso da quello che c'è nel registrato come request, perché ne avrei creato uno in più. Allora, per questo che quando dobbiamo riempire le proprietà di un bin, anziché farci dare, come è usuale in Java, un metodo get che mi dà il bin pronto con le proprietà che mi serve, normalmente usiamo un pattern diverso, usiamo un metodo fill e ti passo il bin e dici, senti, riempimelo, riempimi i campi perché il bin è già creato e devo usare quello, non posso crearne un altro. Quindi, mentre invece per le classi interne che non hanno bisogno di essere trattate come bin, non c'è bisogno di fare queste contorsioni. Okay? E poi manca ancora un pezzo a questo diagramma, che è quello dell'acquisto. Quello dell'acquisto significa che la viewCD autori genera una pagina HTML su cui l'utente può cliccare e arrivare a un do acquista. E do acquista, che parametri riceve? L'avevamo detto prima, riceve l'ID del CD e il numero di copie. L'ID del CD e il numero di copie. Come richiesta nuova. Allora, questo mi fa dire una cosa, che se do acquista deve ricevere l'ID CD, nella pagina HTML precedente deve essere scritto da qualche parte l'ID CD. Se deve essere scritto nella pagina HTML, questa vista deve conoscerlo per poterlo generare. E per poterlo conoscere deve essere nel bin. E quindi quando avevamo detto, ma l'ID CD non mi serve, in realtà mi serve. Allora aggiungiamo. Non serve a questa view per lei, per se stessa, ma serve per ficcarlo dentro nel modulino di acquisto. Questo form di acquisto, quando l'abbiamo disegnato così, avrà un campo testo che dice la quantità, non copie, quindi non copie arriva da qua. Il DCD arriverà da un altro campo nascosto, input type uguale item, che contiene dentro il DCD associato a questo form. Questi sono tanti form separati, qui c'è un form barra form, eccetera, che puntano tutti come action a due acquista e che tutti hanno un campo nascosto diverso tra di loro, che è IDCD uguale con un valore diverso, col value diverso. Due acquista cosa fa? Ha l'IDCD, ha il numero di copie, chiede al CD DAO vendi. Quindi CD DAO avrà anche un altro metodo, lo scrivo sopra, vendi, IDCD, copie. Mi stanno i tipi di dato. Quindi questo controllo non fa altro che riprende il CD DAO e dice, senti, l'utente vuole comprare 3 copie di quel CD. Poi ha finito il lavoro e dice il testo, e questa è la parte più rognosa, dice il testo, do acquista deve poi tornare alla pagina CD autore, questa qui. Qui ho fatto qualcosa di arricciolato per dire fa del lavoro, in particolare fa la vendita, controlla che i dati siano validi, ciò che volete, e poi torna qua. Torna qua, cosa vuol dire? Vuol dire che da qui potrei fare una forward a questa vista. La vista ce l'ho già. E il problema è che fare la forward a questa vista è faticoso, perché questa vista pretende di avere a disposizione tutti questi dati, queste strutture dati. E quindi prima di do acquista, dopo aver chiamato il metodo vendi, dovrebbe di nuovo rifare get fill elenco CD, get elenco brani, eccetera, eccetera. Ma non ha voglia di farlo. Anche perché c'è già qualcuno che lo fa. Allora mi conviene fare la forward a do CD autori. Giusto? E quindi lui fa tutto il lavoro. Il problema
è che due CD autori, per poter lavorare, ha bisogno di due parametri, ID autore e nome autore. E al momento corrente nessuno di questi due parametri è noto alla tua acquista. E quindi non posso far forward alla duce di autore che poi non sa di chi far vedere. Allora qui ci sono due modi. O uno è tornare all'indietro, tipo beh, questa qui però ce l'ha duce di autore. Allora se la partiamo da qualche parte, che la metto in VCD, e questa VCD mi mette questi due dati in un campo nascosto dei form di acquisto, questi arriveranno qui, quindi quando fa la forward, che però un po' lo vedo un po' fragile, no? Perché basta che un anellino della catena si rompa che quel dato lì non ti arriva più. O se no, ho l'ID del CD e posso fare una micro query, chiedere al mio DAO, senti, ma mi dici per favore da questo ID del CD chi è l'autore? E dammi l'ID e il nome di questo autore. Così, li metto in due campi e faccio prima. Sono un pochino più tranquillo che non avere un dato che viene, questi form che hanno 8 campi nascosti, poi diventano pesanti. Quindi, questo vuol dire che se io scelgo che la tua acquista faccia un forward qua, alla fine dell'acquisto deve passare l'ID autore e il nome autore. E quindi dovrà avere qualcuno che gli restituisce. E quel qualcuno è il DAO. Quindi al nostro DAO aggiungeremo un altro metodo, adesso sto pensando come farlo, come... Ce l'ho già. C'è già l'oggetto autore, c'è già l'altro DAO, autori DAO, che aveva un metodo fill elenco, va bene, ma io potrei benissimo fare un altro metodo, dammi un autore, se io ti passo gli ID del CD. Quindi io gli aggiungo un metodo get autore by CD int ID CD e lui mi restituisce un oggetto di tipo autore che avrà ID autore, non autore e CD venduti non me ne può fregare di meno, ma ID autore, non autore li uso per mettere dentro, per aggiungere alla richiesta quando faccio questo form. Quindi l'autore DAO che ho usato nella prima pagina lo uso anche nella seconda semplicemente per ottenere il nome dell'autore. È più pulito che non aggiungere un metodo CD DAO e non c'entra niente. Quindi, lista della spesa, un controller, una vista, un bin scemo, un oggetto scemo, e un DAO che ha due metodi, un fill elenco, semplicemente l'elenco di tutti gli autori, non solo fare attenzione col count per avere il numero di copie vendite totali, e un get autore by CD, get autore by CD, se andiamo a vedere il database, io ho l'ID del CD, devo fare la join con CD per avere l'ID autore e la join con autore per avere il nome dell'autore, ma è una join fatta con la chiave primaria, quindi scusate, non mi serve neanche la tabella brani. C'è semplicemente la tabella CD. Ho l'ID del CD, mi dà l'ID di autore e con la join di autore mi dà il nome, quindi una query di 10 caratteri. E poi due altri controller, due CD autori, che non fa altro che chiamare getElencoBrani perché tutto il lavoro lo fa il DAO, due CD autori, che è quello che è un po' più complicato perché deve andare a navigare questa struttura dati a due livelli e creare questo. E poi due acquista, che è molto semplice perché all'ID CD il numero di copie li passa a questo metodo vendi e poi chiama il metodo getAutoreByCD, si
fa dare un oggetto autore e usa i campi di questo oggetto autore per fare il forward, per impostare i parametri di questo forward. Questo addirittura potrebbe essere un forward, ma potrebbe anche essere, volendo, un redirect. Perché in realtà a questo CD autore di tutto ciò che aveva questo bin non interessa nulla. Di tutto ciò che aveva questa JSP non interessa nulla perché è una chiamata nuova. Quindi potrebbe essere un forward, oppure potrebbe anche essere, in alternativa, fatemi disegnare così, una redirect. Redirect, vedo che rimbalza sul browser perché manda una risposta e poi lo richiama, dove ovviamente ci saranno sempre questi due parametri. È abbastanza indifferente. Se, volendo farle pulci, sarebbe più pulito fare una redirect, così nella URL rimane comunque duci di autori.jsp. Se l'utente fa reload, rivede sempre la stessa pagina. Se invece facessi un forward, nella URL rimane due acquista. Se l'utente fa reload della pagina, rifà il due acquista. Quindi comprerebbe altre copie. Però, vediamo, tutto questo è un dettaglio. Cosa possiamo vedere di tutto questo nei 10 minuti che ci restano? Vedete qualche query che vi spaventa? O la vista? O questa parte qua con le due liste annidate? Magari vediamo questo CDDAO, perché è la prima volta che gestiamo questa cosa. Quindi, cominciamo a implementare il... poi non ho messo i numeri di pagina. Il 3. Allora, CDDAO class. Allora, questa qua deve avere un primo metodo che lo implemento per prima, getElencoBrani, getElencoBrani, che riceve come parametro l'ID del CD. Allora, questo cosa deve fare? Semplicemente avere tutte le informazioni dei brani del CD selezionato. Quindi abbiamo un SQL, string, SQL, non lo faccio neanche a parte, tanto è semplice, select idcd, virgola, titolo, virgola, durata, from, qui vado a capo anche se in realtà dovrei chiudere e aprire virgolette, ma concedetemelo, from brani, where, idcd, uguale, chiuse le virgolette, più idcd. Qui non c'è bisogno degli apici in SQL perché è un numero, quindi non c'è bisogno dell'apice. Questa è la query. Dammi tutte le informazioni dei brani di questo CD qua. Ah, cosa restituisce questa funzione? Ho dimenticato di scriverlo qua sopra. Mi restituirà un elenco di brani, no? Quindi una list di oggetto brano. Allora, mi preparo quindi una list, oggetto da restituire, brano, lista, uguale, new, array list, brano, aperta, chiusa, tonda, punto e virgola, quindi perché era una lista vuota di brani,
e poi farò la query e riempirò questa, quindi fatemi a questo punto abbreviare, connection, devo ottenere la connection, devo trovare uno statement, result set, eccetera, e quindi vediamo subito cosa ne faccio del result set. Quando faccio il result set lo uso per popolare la lista, quindi avrò while resultset.next, aperta graffa, lista.add, qui ormai è lo stesso pattern che abbiamo sempre, no? New, brano, aperta tonda, e questo brano avrà tre campi che sono, ah no, due campi che sono il titolo e la durata. Sì, non serve niente questa IDCD qua. Solo titolo e durata. Poi l'ID brano che non mi pare che serva mai. Non l'avevamo messo. Quindi questo è semplicemente result set, il titolo, get string di titolo, virgola, durata. Cosa sia durata non è scritto, se è un numero in secondi, se è una stringa, facciamo finta che sia un numero in secondi. Res.getInt durata. E una volta che ho popolato la lista, external.close, connection.close, e soprattutto return lista. Quindi gli do l'ID del CD e lui mi restituisce una bella lista dei brani in esso contenuti. Non c'è un ordine specifico perché purtroppo il database non mi dice qual è il numero di brani, brano 1, brano 2, brano 3, quali sono, quindi verranno fuori nell'ordine in cui erano stati inseriti nel DB. Ecco, questo qua è un metodo che in realtà poi viene usato solamente dall'altro metodo, che è il fill elenco CD. Fill elenco CD farà qualcosa di simile, qui siamo sempre nello stesso oggetto, sempre nello stesso CD DAO, eh? Quindi un secondo metodo che è public fill elenco CD, int id autore, virgola, elenco CD bin e CD, aperta graffa. Questo cosa deve fare? Di nuovo deve fare una cosa relativamente semplice, perché deve riempire l'elenco CD, che è fatto di oggetti che si chiamano CD, i quali hanno al loro interno l'ID del CD, il titolo e poi l'elenco dei brani che ci facciamo dare dall'altro metodo. Quindi anche qui la query è molto semplice, perché io ho già come parametro l'ID autore e le informazioni le ho tutte solamente nella tabella CD, che mi dà l'ID CD, il titolo, l'ID autore lo uso come filtro, e copie vendute in realtà non mi serve. E quindi, anche qua, string è facile, uguale, select, cosa mi serve, abbiamo detto, l'ID CD, mi serve il titolo, e mi serve l'elenco, e basta, l'elenco brani me lo calcolo a parte. From, la tabella si chiama CD, where, qui non ci sono neanche join da fare, where ID autore uguale, chiuse virgolette, più l'ID autore che mi è stato passato come parametro.
punto e virgola. A questo punto faccio le mie brave connection statement, lancio la query e passo alla pagina successiva in cui vediamo cosa me ne faccio con il risultato della query. Allora, select id cd e titolo abbiamo, di quell'autore. Fatemi indovinare, sarà while resultset.next. Aperta graffa. Per ogni riga aggiungo un elemento alla lista dei cd. Qua però lo devo spezzare, non posso fare tutto in un'unica istruzione perché poi devo chiamarci il metodo addBrani a un pezzo, quindi dovrò fare, come si chiama l'oggetto? Cd, maiuscolo, cd uguale new cd, a cui posso passare come parametro, supponiamo di avere un costruttore che accetta solamente l'id cd e il titolo, e non i brani, perché tanto quelli li aggiungo dopo. Quindi sarà id cd titolo, res.getInt di id cd, virgola, res.getString di titolo. Quindi è un oggetto nuovo cd, appena fatto inizializzato con i dati di questo cd. A questo oggetto posso impostare set elenco brani, abbiamo chiamato elenco brani questa proprietà, devo impostarglielo, e come faccio a impostargli l'elenco brani? Faccio la query, mi faccio restituire, quindi chiamo il metodo get elenco brani. This.get elenco, non mi sta, scusate, brani, l'id cd è qua, potevo anche salvarvi una variabile. Quindi cosa faccio? Parto dall'ICD, chiamo il mio metodo getElencoBrani, che è il metodo che abbiamo appena fatto, il metodo di questo B, di questo DAO. Questo getElencoBrani fa la query con questi ICD e mi dà l'array list dei brani di questo CD. Questo array list col metodo setElencoBrani lo vado a settare dentro l'oggetto CD, che ho appena creato qua sopra, i cui altri campi, cioè l'ICD e il titolo, ho preso direttamente dal database. Quindi ho questo oggetto, ho la lista dei brani, gliel'aggancio sopra, e adesso questo oggetto con la sua lista di brani devo agganciare alla lista del bin. Elenco cd bin e cd punto add di questo oggetto cd che ho appena creato e decorato col suo elenco di brani. Fine while, fine metodo, fine classe. Questo vuol dire che mentre noi stiamo svolgendo la query che mi dà tutti i CD di quell'autore, per ogni riga di questa query, chiamando questo metodo, di fatto lanciamo un'altra query sottostante. Quindi se abbiamo un CD, cioè 10 CD con 10 brani ciascuno, faremo una query che mi dà 10 CD e altre 10 per 10, 100 query, no scusate, 10 query, una per ciascuno dei CD, che mi daranno ciascuna delle quali 10 risultati che vado ad agganciare nel posto giusto. Un'alternativa sarebbe invece farci vomitare dal database un tabellone gigantesco con tutti i brani e tutti i CD, fare una grossa join tra CD e brani e farmi mandare tutto order by CD e poi andarmi a leggere questa tabella una riga alla volta, dicendo ok, andiamo a vedere, le prime colonne saranno relative al CD, sono sempre le stesse,
poi quelle a destra saranno relative al brano. Finché le colonne di sinistra sono uguali, metto sempre nello stesso oggetto CD. Poi quando vedo che cambia, creo un oggetto CD nuovo e comincio a agganciare a quest'altro. Però si può fare, ma è più macchinoso dal punto di vista del codice. Forse è più efficiente perché faccio una query sola, anziché fare tante piccole, ma con lo connection pooling in realtà è così, è molto più pulito e riusabile il metodo. E questa era la parte forse un pochino, le parti rognose di questo esercizio erano questa qui, dell'acquisto di come far tornare indietro, perché il resto vedete che le query sono tutte molto semplici. E poi invece questa richiedeva di avere una struttura dati a due livelli. E va bene, abbiamo finito.